settimana a Bruxelles si tiene la sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, un appuntamento sempre molto importante, soprattutto per il territorio e per i cittadini, perché è qui che i rappresentanti regionali esprimono il proprio parere su tutte quelle leggi dell'Unione Europea che possono avere un impatto a livello locale. In rappresentanza della Regione Veneto, sempre più protagonista in Europa, parteciperà il nostro governatore Luca Zaia, impegnato nella sessione di apertura di oggi pomeriggio, che sarà trasmessa online dalle 15. I temi sono molti. Si parte con il dibattito sullo stato delle regioni e delle città e con un'attenzione particolare alla crisi come i disastri climatici e le capacità di risposta in tutta Europa. E si prosegue con la discussione sull'Unione Europea della salute e sul sostegno degli enti locali e regionali all'Ucraina. E non dimentichiamo poi che questa sessione è particolarmente importante perché coincide con la 21ª edizione della Settimana Europea delle Regioni, a cui parteciperanno oltre 10.000 amministratori locali da tutta Europa. Come ogni anno, la Regione Veneto sarà impegnata in una serie di incontri con le altre rappresentanze regionali europee e potrà così dare prova, ancora una volta, di tutte quelle capacità che a livello europeo vengono definite come buone pratiche e che la rendono tra le regioni più attive in diversi ambiti, dall'agricoltura alla ricerca, dalla sanità al turismo, fino alle politiche sociali. Continua quindi il nostro impegno per mantenere il Veneto protagonista in Europa. Siamo una grande squadra per la tutela dei Veneti e dei nostri territori. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acmistory, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre, Yuri ed Eddy rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple, e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device, assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940.